Ciao di Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrenic 91 su Inazuma Eleven. Dobbiamo andare alla serie del club, probabilmente ci sarà Silvia che ci darà un paio di consigli e poi ci farà andare a fare la partita contro la Wild Junior High. Per questa prima partita del Football Frontier e anche le altre dovremmo viaggiare con il treno, quindi esploreremo una nuova parte di mappa. Nel frattempo, nella serie del club... Cavolo, mai visto roba del genere? Oh, con un fumetto così tra le mani, chi ci pensa all'allenamento? Allora che mi dici? Chi è che parla? Sì, pare che le voci su di lui e sua sorella ricoverate in ospedale siano vere. Chi è? Saranno i ragazzi che tornano? Se riusciamo a sfruttare questo punto debole, farà tutto quello che gli diciamo. Oh no, si stanno avvicinando. Ho già iniziato le pratiche per il suo ingaggio. In questo momento lo stanno aspettando al cancello secondario. Confido in buone notizie. Non posso farmi vedere con questo fumetto in mano. Due loschi figuri parlano al telefono, o forse si stanno parlando lì vicino, dietro la sede del club. Oppure davanti, non si sa. Ad ogni modo, i loschi figuri non erano altri che Bobby Shearer e Professor Winterseed. Ai ai, mi ha travolto un rinoceronte? Questo cos'è? Un frammento? Non si capisce niente. Ehi, ma quello è... Il frammento mancante della tecnica segreta, come hai fatto a trovarlo? Eh? Ah, sì, certo, non è stato facile. Guarda, pensi ancora che Bobby sia sospetto? No, non avrei dovuto pensare male di lui. Lo sapevo, qui sopra c'è scritto Inazuma Eleven. Deve essere il pezzo mancante, non ci sono dubbi. Mark, prova a unirlo con il frammento che abbiamo trovato in biblioteca. Appunti segreti da tecnica trampolino Inazuma. Coincidono! Che cosa c'è scritto? Dunque, fammi vedere, tecnica segreta del trampolino Inazuma. Questa tecnica sfrutta la collaborazione di un giocatore robusto e uno agile nel salto. Il metodo è... Quale? Diccelo subito! Hop! E poi BOOM! Tutto qua? Sì! Quindi ci vuole grande agilità nei salti e robustezza. Per saltare il migliore senza dubbio Axel. Mentre per la robustezza... L'ideale è lui! Ragazzi, aiuto, dei brutti ceffi hanno circondato Axel vicino al cancello secondario! Che cosa? È terribile, andiamo ad aiutarlo! Perciò andiamo a correre in soccorso di Axel. Sa, quante volte vi devo ripetere che non mi interessa? Ne sei sicuro? Il tuo talento è sprecato in quella squadretta. Inoltre, se ti unissi a noi, tua sorella potrebbe essere trasferita in un ospedale migliore. Sei appena andato a trovarla, vero? Che cosa? Che ne sapete voi di Giulia? Axel, tutto a posto? Sì, arrivano i rinforzi. Che poi, l'ospedale migliore, voglio dire, il padre di Axel lavora come medico, quindi dovrebbe seguire le cure della sorella. Cioè, della figlia, in teoria. Non c'è problema, rifletti bene su quello che abbiamo detto a proposito di tua sorella e vedrai che cambierà idea. Che cosa? Sai, con i nostri metodi sappiamo essere molto convincenti. Ah, aspetta Axel! Guarda, ho perso qualcosa! Ciondolo promessa, sì. Questo è uno di quegli oggetti, insomma, particolari. Mi sembra che non abbia, o in questo gioco o nel secondo, non ha effetto. C'è un gioco di Inazuma Eleven dove questo ciondolo non ha nessun effetto particolare. Ma dove andavo così di fretta? Che cosa sarà successo? Sarà andato all'ospedale, corriamo lì dietro. Andiamo, veloci. Mi faccia passare. Che cosa volete? Prelevare sorella, completare ingaggio. Adesso basta! Ah, eccolo, dobbiamo fermarlo. Andate avanti ed eseguite gli ordini. Rimuovere ostacoli. Axel, ti aiutiamo noi.
Mark, grazie. Ehi, voi! Se provate a torcere anche un solo capello a Giulia, ve ne farò pentire amaramente. Sì. Ho bisogno di Axel? Perché non c'è la squadra Axel? Ah, ok. Mettiamo... miseria. Non passerete facilmente. In campo ho dei giocatori abbastanza formidabili, quindi non ci sono problemi. Guarda qua. Ah, non... ah, devo tirare con Axel. Ok. Ah no, perché non ho più punti tiro con Someoka, con Kevin. Vabbè, i nomi giapponesi mi scappano di continuo, per forza. Troppo abituato, mi dispiace. Cercherò di migliorare. Intanto Axel ha guadagnato una tecnica. Che stiamo facendo qui? Non ci resta che ritirarci, ma tanto la vostra potenza di salto non può competere con quella della Wild. Tutto a posto, ragazzi? Via. Giulia! Andiamo anche noi! Ragazzi, non si può! Ma zitta, infermiera! Lei faccia il suo lavoro, che è quello di fermarci, in effetti. Però... no. Sì, primo piano. Non so cosa serve la sedia a rotelle, visto che Giulia è in coma. Axel, chi è questa bambina? A proposito, questo è tuo, ti è caduto prima. Mark ha deciso della promessa ad Axel. Fratellone, in bocca al lupo per la finale di oggi. Devi vincere, per me. Axel. Credo di doverti delle spiegazioni. Questa è... Giulia, la mia sorellina. Sorella. Ora capisco perché venivi tutti i giorni in ospedale. E in queste condizioni dal giorno della finale del Football Frontier dell'anno scorso. L'anno scorso, quando tu giocavi nella Kirkwood, no? Sì. Fratellone, finalmente è arrivato il giorno della finale. Guarda, ho fatto un portafortuna per te. Un portafortuna? Questo? Ti aiuterà a vincere la finale. Ho riposto in questo giorno tutte le mie speranze. Giulia, adoro vederti giocare a calcio. Axel, hai sempre un'area così affascinante. Cerca di fare un sacco di gol magnifici anche oggi, ok? Grazie, Giulia. Allora prometti su questo ciondolo che vincerà a ogni costo. Sì, lo prometto. Hai promesso, allora sbrigati. Io vengo a fare tifo più tardi. Quella fu l'ultima volta che vidi il suo sorriso. Il giorno della finale del torneo nazionale, mentre veniva a fare tifo per me, fu investita da un camion. Ho saputo dell'incidente poco prima della partita e sono subito corso in ospedale. Se non avessi giocato a calcio, tutto questo non sarebbe successo. Per questo ho promesso che non avrei mai più toccato un pallone. Adesso capisco. Però, in realtà stavo solo scappando. Da Giulia, dal calcio, da tutto. Giulia mi diceva sempre che adorava guardarmi giocare a calcio. Giulia, farò un'altra promessa su questo ciondolo. Ti proteggerò da quei ceffi. E poi vincerò il Football Frontier. Così quando ti sveglierai potrai vedermi giocare di nuovo a calcio. Axel. Mark, voglio difendere mia sorella a tutti i costi, perciò avrà bisogno ancora del tuo aiuto. Conta su di me. Però quel tizio ha detto che la nostra potenza di salto non può competere con quella della Wild. Ora conosciamo la tecnica segreta, ma non sappiamo cosa significano Hop e Boom. Salto? Ho capito, in questa tecnica Hop si riferisce a un salto, mentre Boom... ma sì, indica un tiro poderoso. Jack, questa potrebbe essere la tecnica che fa il caso tuo. Dici a me? Sì, non volevi dimostrare a tuo fratello il tuo vero valore? Io, beh... certo, conta su di me. Perfetto. Ora dobbiamo perfezionare il trampolino in alzo, ma andiamo ad allenarci in campo. Da quel giorno cominciamo un durissimo allenamento. Seguendo la lettera alle istruzioni degli appunti segreti. Ma presto ci rendemmo conto che non era così semplice imparare questa tecnica.
Bene. Axel, Jack, oggi dobbiamo completare il trampolino in Azuma. Non credo sarà così facile, Mark. Jack non si è ancora fatto vedere. Eh? Ma la partita è domani, dove si è cacciato? Se la sarà spogliata perché l'allenamento era troppo duro, è proprio un bambinone. Non sarebbe meglio lasciar provare qualcun altro? Beh, se volete posso farlo io. No, c'è scritto chiaro e tondo anche su questo pezzo di carta. Serve assolutamente una persona molto robusta. Sono sicuro che Jack ci raggiungerà. Mi spiace, ma non c'è tempo. Io comincerò ad andare agli allenamenti. Axel, aspetta! Per effettuare il trampolino di razzo, ma bisogna essere per forza in due. Anche oggi non possiamo usare il campo. Sarà andato ad allenarsi al fiume. Mark, andiamo a cercare Jack insieme. Oh! Jack, sei venuto ad allenarti! Sta scappando! Jack! Lasciatemi andare, il mio fiume... No, voglio dire... Devo andare a prendere una cosa, sono stanco di allenarmi. Ma che stai dicendo? E la tua passione per il calcio dove è andata a finire? Ci siamo allenati duramente tutti i giorni per imparare il trampolino in Azuma. Non puoi arrenderti proprio adesso. Ma io non sarò mai in grado. Non sono bravo come Axel. Non puoi arrenderti prima ancora di provarci. Anche se scappi ti verrò ad acchiappare ovunque tu vada. Oh, ho capito. Se insisti ci proverò ancora. Bravo, così mi piaci. Andiamo ad allenarci con Axel tutti al fiume. Va bene, ma tanto lo so che non ci riuscirò mai. Eccoci a fiume. Quello! Accidenti, non basta. Se voglio battere la Wild nell'elevazione devo saltare più in alto, molto di più. Devo farlo per Giulia. Sorellina, non ti deluderò. Axel. Ehi, Axel! Ho portato Jack. Ora dovremmo riuscire ad allenarci tutti insieme, no? Mark, hai ragione, oggi riusciremo a imparare il trampolino in Azuma. Ok, dobbiamo parlare con Edmond. Oh, no, volevo dire, ehi! Avete voglia? No, si dice, avete voglia di fare una partita? O siete venuti per allenarvi della tecnica segreta del trampolino in Azuma? Sì, siamo qui per imparare finalmente questa tecnica. Signor Sweet, contiamo su di lei. Mi tolgo una curiosità, come fa lei a conoscere questa tecnica? Oh, oh, che ti importa ragazzino? Su, non abbiamo tanto tempo, cominciamo ad allenarci. Prova di nuovo Axel, salta più in alto. Uah! Bene così, Jack, tieniti pronto a far saltare Axel. Sono pronto, sono pronto, sono pronto. Oh, non ce la faccio, ho troppa paura. Ah, tutto a posto Axel? Fratellone! Zack, stai tornando a casa da scuola? Sarebbe questo tuo fratello? Quello che ha battuto la Royal Academy? Sì, forte, vero? Adesso stai imparando una nuova tecnica segreta. Davvero? È da sballo! Mi raccomando, fratellone, faccio il tifo per te. Ehi, ma quella testa a porco spino chi sarebbe? Bello, vedi di darti da fare e non intralciare il mio fratellone. Axel, perdonami. Non ti preoccupare, è tuo fratello? È bello avere qualcuno che fa il tifo per te, Axel. Jack, che per imparare questa tecnica bisogna saltare più in alto di un uccello. Il trampolino di Nazma mi permetterà di effettuare un tiro potentissimo, più veloce di un fulmine. Lo so che ce la puoi fare, solo tu ce la puoi fare. Un tiro potentissimo, solo io ce la posso fare. Pare che Jack sia pronto, tocca a te Axel, vai! Oh, trampolino in Azuma! Ce l'avete fatta, finalmente la tecnica del trampolino di Nazuma non ha più segreti. Axel, Jack, siete stati grandi. Proprio nel momento in cui stavate per gettare la spugna avete tirato fuori tutta la vostra forza. Sì. Oh oh oh, ce l'avete fatta. Non per niente a tenere unita la squadra è il nipote di... Jack, sei stato fantastico. Non... Non? Non sono per niente forte. Sono solo un trampolino di lancio, quello che fa bella figura è Axel e basta. È stata solo una perdita di tempo. Jack, non è stata affatto una perdita di tempo. Se siamo riusciti a imprendirci di questa tecnica, lo dobbiamo anche all'impegno che ci hai messo tu.
e prima sei stato incredibile. Hai fatto proprio come dicono gli appunti segreti. Un bel salto sulla pancia e hop! Mark... Capitano, mi sa che sei l'unico ad essere convinto di questa cosa. Non è vero, devi avere più fiducia in te. Se lo dici tu. Dico davvero, non ti mentirei mai. Dai, proviamo un'altra volta. In effetti non è granché essere trattato come un trampolino. Se ti vedesse tuo fratello. In effetti Bobby all'inizio sì, vuole mettere zizzania nel gruppo, però dopo alla fine diventa un compagno fedele. Jude, il comandante ha inviato quel tipo a spiare Blaze? Non ne abbiamo bisogno, sono sicuro che possiamo batterli facilmente in ogni caso. Può darsi, ma non sta a noi mettere in dubbio le decisioni del comandante. Dobbiamo solo eseguire gli ordini che ci sono stati assegnati. Ho capito, ho capito. A proposito, è arrivato il rapporto dell'infiltrato. A quanto pare Axel ha davvero delle capacità fuori dal comune. Ora capisco perché il comandante nutre tutto questo interesse nei suoi confronti. Che cosa? Ma che ci fa nella Raimon? Jude. Jude, ma che ti ha preso tutto a un tratto? Deve aver visto Celia. E così arriva il giorno della partita. Nell'anime però è molto più bello come imparano il trampolino in Azuma, perché in realtà dovrebbe balzare sulla testa del giocatore, non sulla pancia. E infatti Axel si allena come un forsennato per riuscire a saltare sopra la testa di Jack, perché Jack aveva paura, abbassava la testa e quindi Axel perdeva equilibrio e si allenava su una specie di legnetto attaccato a una corda e lo faceva oscillare proprio appunto per essere preparato nel momento in cui Jack avrebbe abbassato la testa e quindi non avesse perso in modo da non perdere l'equilibrio. Invece nel gioco il giocatore salta per forza sulla pancia di un altro robusto e via così. Invece nell'anime trovo che sia più bello perché proprio vedi l'impegno che ci mette Axel per imparare la tecnica e poi nella partita Jack tira fuori il coraggio e appunto fa saltare Axel come se lui fosse un trampolino. È più, molto più bello secondo me. Sono proprio curioso di vederlo in azione il trampolino. Ok, Jack, che ti prende? Niente. Beh, è giunto il momento di mettere le carte in tavola. Eccola qua, l'era della stazione. Sì, perché come ho detto prima appunto andremo alla stazione per spostarci da una scuola all'altra per fare la partita. Mi sembra che sia Jack poi ad avere la mossa, non Axel. No, muro di roccia. Ah, Axel c'è il trampolino. Allora, aspetta, Jack aveva anche un tiro. Forse mi sbaglio. Sì, probabilmente mi sbaglio, Jack non ha... Non impara il trampolino, ma impara sicuramente un'altra mossa. Intanto andiamo alla stazione e andiamo alla Wild. Ah, qui c'è un training point per il fisico. No, vabbè, no. Al momento non uso niente di allenamenti e cose varie. Ci penserò più in là se fare un video... Oddio, non dico un video apposito, però una piccola transazione la faccio vedere mentre alleno i vari personaggi. Faccio una specie di montaggio veloce e via così. Andiamo a fare la partita ora che è più importante. Questa sarebbe la Wild, ma qui siamo nel bel mezzo di un bosco. Ehi voi, che state facendo? Ma questa non è la voce di Nelly, viene da laggiù, che sarà successo? Niente Mark, non ti preoccupare. Taglio roteante e barretta sprint. Ah sì, selvaggi. Oh wow, non ho mai visto una macchina così bella, guarda come luccica. Beh, ti credo vengo dalla città. Sono un po' delusa. Questi tipi fanno parte della squadra della Wild, no? Sì, non sembrano poi così forti. E noi dovremmo usare il trampolino di Nozoma contro questi selvaggi? No, non ce n'è affatto bisogno. Fratellone! Zack, allora sei venuto per davvero? Certo, non vedo l'ora di vedere la tua tecnica fortissima. Sono venuto senza dire niente alla mamma. Sì, è davvero una tecnica strabiliante, aspetta e vedrai.
Che hai tu da vantarti? Dovresti stare a sentire quello che ti dice mio fratello. Allora, in bocca al lupo, Jack, ci vediamo più tardi. Sì, che poi Mark è il capitano, e lui sa che Mark è il capitano, però... chi se ne frega? Vabbè, andiamo direttamente alla partita, va, c'ho voglia. Ragazzi, siete pronti per la partita contro la Wild? Allora andiamo! Metti in campo Axel e Jack. Eh beh, certo. E stanno fuori perché... Barganian proprio, cioè, non deve esistere in campo, Barganian. A posto di Willy, ok. E Timmy a posto di Steve Grimm, che... Steve ha rovesciata volante. Va bene, allora penso che possa andare bene anche così la squadra. Nonno, oggi cominciano le qualificazioni regionali per il Football Frontier. Ti prometto che vincerò e riuscirò a partecipare al torneo nazionale. Continua a fare tifo per me. E cos'era quell'urlo? Mi ha messo paura, io sono Savage, l'allenatore della Wild. Se questo è l'allenatore, chissà che razza di selvaggi saranno i giocatori. Vi faremo vedere l'incredibile potenza della Wild. Gira voce che allenandosi nei boschi i ragazzi della Wild abbiano sviluppato abilità animalesche. Che rozzi. Mark, insegniamo un po' di buone maniere a questi selvaggi. Non me lo faccio certo ripetere. Forza ragazzi, andiamo. Sì. Formazione, ma per ora lasciamola così. Perché più che altro mi piace un 4-4-2, che era quella, però un altro tipo di 4-4-2, non proprio quella. Dai. Scimpa. Vediamo un po' se vince... Sì, ho vinto il contrasto, bene. Iniziamo subito. Jack, è il momento! È abbastanza distante, devo ammettere. Forza, facciamogliela vedere! Jack! Non voglio, non ce la faccio. Lo sapevo che non era una buona idea. Ma che stai dicendo? Puoi dire quello che vuoi, ma alla fine non sono altro che un trampolino. Non voglio che mio fratello mi veda così. Oh già, Bobby, fatelo fare a lui. È un difensore formidabile, no? Sono sicuro che riuscirà a seguire il trampolino di razzo, ma molto meglio di me. Stupido! Capitano! Vuoi dartela a gamba senza nemmeno provarci? Allora sì che faresti una figuraccia. E che mi dici di tutti i duri allenamenti a cui ti sei sottoposto? Non preoccuparti se qualcuno ride di te. In quel caso ci penso io a sistemarlo. Mark. Ehi, ma tuo fratello che ha? Non sta facendo un bel niente. Non avevi detto che ha una tecnica formidabile? Certo che ce l'ha! Forza Jack, fagli vedere chi sei! Fagli vedere chi è l'asso della Raimon! Zack! Jack, io voglio vincere questa partita a tutti i costi, devo proteggere mia sorella Giulia! Ma per farlo mi serve il tuo aiuto, ti prego, fallo per me! Axel! Va bene, lo farò! Ma che stanno borbottando? Possono chiacchierare quanto vogliono, tanto non hanno scampo. Qualsiasi tiro faranno non potranno mai violare la nostra porta. Ora lo vedrete! Beccatevi questo! Trampolino Inazuma! E 1-0. Però io, ragazzi, non saprei, un portiere che si chiama Cinghial. Insomma. Evviva il trampolino di Nazuma, ha funzionato. Siamo riusciti a segnare. Come ho fatto a saltare così in alto? Ce l'ho fatta, ci sono riuscito. Forza ragazzi, andiamo a segnare altri gol. Così si fa. Ok, la vera partita comincia ora. Preparatevi voi della Wild. Non mi ricordo se la Wild è scriptata per farci un gol. Tipo appunto contro la Occult, che la Occult ci fa un gol per forza.
Lo schema non mi piace, i giocatori non corrono dove vorrei io. Tempesta di polvere, bello questo. Vediamo se riesco a superare... No. In effetti anche scivolata micidiale non è che sia tanto delicata come tecnica, eh. Lancia il giocatore per aria. Già primo tempo attivo nel furore? Sono messi male, ragazzi. Vai, muro di roccia! Ma no, ma gliela passata! Ma che combina! Voglio fare un altro gol, dai. Vorrei fare il Dragon Tornado. Consumo un sacco di punti, però mi gusta un sacco come mossa. Dragon Tornado! Ok, fine primo tempo, ci siamo, dai, dai, dai. Sono da guardare come vi riduciamo. Mi aspettavo un gioco simile da parte della Wild, ma alla fine saremo noi a trionfare. Il secondo tempo sarà nostro, Savage. Selvaggio proprio. Ah, cioè, Savage è, diciamo, animalesco, brutale. Nonostante Axel stesse davanti, me l'ha fatto vedere dietro. Non so. Ah, non era fuori gioco? Che culo. Andiamo col tornado di fuoco, voglio vedere se lo para. No. Beh, insomma, il trampolino dobbiamo usarlo per forza. Quello è ok. Però se non para neanche il tornado, va bene, ci faccio gol uguale. C'è anche il quarto, baby! Oh, baby! Attacchiamo senza tregua! Vabbè, ragazzi, alcune partite sono un po' noiose perché non c'è tanta azione. Quelle belle saranno dopo, contro la Kirkwood, contro la Royal. E la finale, oh, quella sì che sarà bella. Hanno vinto loro. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto la prima partita delle Football Frontier. Au, non siete male per delle pappe molle di città. Noi dobbiamo allenarci di più. Kikriki, vi credete... Aspetta, vabbè. Kikriki, vi credete di essere? La prossima volta vi scocco. Configgeremo. Cos'è? Perché? Saremo lieti di darvi la rivincita. Vabbè, non ci posso credere. Ah, Barganger, tir della cometa. Parco selvaggio? No, non la provo. Però mi piace. Anche se mi piace non la proverò. Congratulazioni ragazzi per aver superato il primo turno. Sì. Jack! Zack, io ecco... Sei stato fantastico! Non avevo dubbi, sei il mio eroe! Zack! Jack, senza te non ce l'avremmo fatta! Sei stato bravissimo! Certo, è mio fratello! Jack, sei un difensore davvero eccezionale! Allora, sono forte davvero! E adesso vedi di non esaltarti troppo, però. Che infantile! Bobby, abbiamo vinto anche grazie a te che hai trovato il frammento degli appunti segreti! Grazie! Eh? Ah, sì. Quanto entusiasmo per aver passato il primo turno. Tanto al prossimo turno non avete speranze. Nelly. In fondo va bene così, la partita non è stata male. Continuerò a seguire da vicino anche le prossime partite. Che vuoi dire?
Vi farà l'onore di entrare nel club come manager. Eh? Anche se la Royal Academy si è ritirata contro di voi, non vuol dire che la potreste battere. Per competere con le squadre a livello nazionale dovete aspirare a ottenere una vera vittoria. Quindi pretenderò che da oggi in poi vi impegnate molto di più. Bene, tornate pure ai vostri festeggiamenti. Che intenzioni ha? Nelly? Intanto continuano a tessere la loro trama. Questi viscidi, schifosi, porci maiali. Sì, hanno superato il primo turno. Proprio così. Sì, ha rifiutato il nostro invito. Capisco. A questo punto ci rimane solo una cosa da fare. Eliminare tutti quelli che si mettono sulla nostra strada. Sì, sono pronto. Per la vittoria sono disposto a qualsiasi cosa. Capisci cosa voglio dire? Sì, agli ordini. Ma per questo video finisce qui, nel prossimo forse vedremo quali oscuri segreti si celano dietro il professor Wintersea e quella figura misteriosa che tanto oramai sappiamo tutti chi è, quindi cosa serve a fare i misteriosi, ma c'è ancora qualcuno che non lo sa, quindi non rivelo nulla e teniamo questo mistero nascosto fin quando possiamo. Comunque sia, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video di Inazuma Eleven. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!